Una comunità affranta dal dolore, quello di Sinagra, che si stringe attorno alla famiglia che ha subito una terribile perdita. Lutto cittadino nel borgo di Sinagra per i funerali di Vincenzo Franchina, il 35enne morto assieme ad altri colleghi nella tremenda esplosione della centrale idroelettrica di Suviana, nel bolognese. Chi era Vincenzo? Un giovane al quale ti affezionavi subito, con cui entravi subito in sintonia, perché la sua divinenza innata gli impediva di mettersi al centro dell'attenzione e lo spingeva a cercare un contatto più personale e riservato. Era un ragazzo nei modi gentili e affabili, aveva un temperamento mite ed era riflessivo di carattere. L'ultimo saluto a Vincenzo è stato dato alla chiesa madre del piccolo comune alle ore 16, ove erano presenti, oltre ai numerosi concittadini e alla comunità, anche molti sindaci dei comuni del comprensorio, con indosso la fascia tricolore. Sulla bara, ricolma di fiori, spicca la foto del giovane Vincenzo, strappato alla vita troppo presto. Ed infine, non l'ultimo, il lavoro. Penso non come un semplice obbligo, ma come una vera e propria ragione di vita. Vincenzo era orgoglioso della posizione che si era guadagnato, con fatica ma soprattutto con passione. In concomitanza, l'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per esprimere il cordoglio e la profonda vicinanza alla famiglia del giovane da parte dell'intera comunità. Vincenzo Franchina è la vittima più giovane dell'esplosione della centrale idroelettrica. Avrebbe compiuto 36 anni nel prossimo mese di maggio ed era da pochi mesi diventato padre. Lascia la moglie e un bimbo di pochi mesi. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti in questi giorni. Da più parti si chiede anche di fare chiarezza sulle cause della tragedia. Confconsumatori APS, Federazione Provinciale di Messina, esprime con immenso dolore e affetto la propria vicinanza a tutta la famiglia del giovane sinagrese. E in segno di lutto, domani dalle ore 13 alle ore 20 sarà osservata la sospensione di tutte le attività di Confconsumatori, non solo dello sportello di Sinagra, ma anche di tutti gli altri attivi nel territorio messinese. Ci auguriamo che le indagini dell'autorità giudiziaria, scrive Confconsumatori APS, facciano luce sulle dinamiche della strage alla centrale idroelettrica, per evitare il ripetersi di momenti tragici come questo che stanno vivendo le famiglie dei morti sul lavoro a Suviana. Dolorosissimo, un giorno terribile, sono giorni pieni di domande alle quali cerchiamo risposte, ma da domani, perché oggi è proprio il giorno del dolore, il giorno in cui dobbiamo ricordare, accompagnare Vincenzo che è caduto sul lavoro e con l'aggravante lontano da casa. Speriamo che nel futuro riusciamo a lavorare perché si possa essere sempre più vicini a casa e sempre più sicuri sul lavoro. Oggi un grande silenzio, interpreto la voce di una cittadinanza attonita e silenziosa. Ci siamo chiusi in questo silenzio che è la maggiore vicinanza che diamo a Vincenzo e a tutta la sua famiglia, famiglia di grande dignità, famiglia di lavoratori, di grande educazione, e siamo qui attorno a piangere il loro congiunto.